Allora, cari amici, benvenuti anche su questo video che sarà un po' particolare rispetto agli standard del canale. Dato che devo stare ancora un po' tranquillo per questioni di salute, approfitto per sistemare delle cose che avevo già in mente da tempo. Ho trovato in garage, sugli scaffali dove ripongo di solito le cose che non uso più, questo registratore e lettore DVD che risale alla fine anni 90, inizi 2000 circa. Mi ricordo che aveva dei difetti, quindi lo misi in parte e dopodiché acquistai un lettore anche in Blu-ray. Lo misi da parte perché aveva comunque dei difetti di riproduzione video, se ricordo bene. Era pieno di polvere, gli ho dato una bella pulita esternamente e adesso vorrei aprirlo e vedere le condizioni interne come sono. Lo scopo qual è? È quello di utilizzarlo qua in laboratorio per ascoltare i CD musicali. Se possedete dei vecchi lettori DVD che non funzionano bene a livello video, non buttateli via perché funzionano benissimo come lettori di CD. Applicandoli a un amplificatore potete utilizzarli comunque senza problemi. Infatti io ho numerosi CD che non ascolto da anni e quindi piano piano magari mentre faccio i miei lavoretti qua me le riascolto dopo tanto tempo senza dovermi sorbire tutta la pubblicità che danno adesso sulle radio, quindi preferisco ascoltare la mia musica. Sono riuscito a reperire anche il suo telecomando originale, quindi direi benissimo. A prima vista all'interno sembra abbastanza pulito, non sembra messo male, non vedo condensatori elettrolitici gonfi. Ci tengo a dire che questi lavori vanno fatti con un certo criterio. Innanzitutto sempre scollegare dalla corrente il cavo di alimentazione, ma anche dopo averlo acceso, sempre stare attenti che non ci siano dei condensatori elettrolitici che restano carichi e potrebbero rimanere comunque pericolosi. Inoltre, qui c'è un piccolo raggio laser che legge il disco. È molto importante non avvicinarsi quando l'apparecchio è acceso perché se dovesse colpire un occhio sono guai seri. Comunque sconsiglio chi non ha un minimo di pratica di queste cose di fare questi lavori, è meglio lasciar perdere. Dopo aver trafficato un pochino sono riuscito a togliere il coperchio che chiudeva la lente del laser che legge il disco, questa qua. Quindi ribadisco, mai aprire questo coperchio quando il circuito è alimentato perché questo raggio laser è pericoloso per la vista. Con dell'alcol isopropilico vado a pulire la lente. Con qualche difficoltà ho richiuso la parte, diciamo così, sensibile
richiudendo appunto questo coperchio e provo ad alimentare il circuito, vediamo un po' come si comporta. Fino a qua ci siamo. Non vedo fumo o cose particolari. Ecco, dovrebbe averlo caricato, vediamo un po'. Allora, cari amici, il disco sta scorrendo tranquillamente, come possiamo vedere dal display. Ho abbassato la musica perché non vorrei incorrere a problemi di copyright. Sarebbe bello collegare un bel amplificatorino esterno con due belle casse, magari cosa che farò in futuro. Intanto, per provare, ho usato delle vecchie casse da computer che tra l'altro non funzionavano e ho rimesso in sesto, sono delle casse anni 90 addirittura, delle vecchie casse. Ok, cari amici. Richiudo il tutto, visto che il tutto funziona, lo proverò in questi giorni e penso di aver fatto un lavoro che mi permetterà di ascoltare un po' i miei dischi tranquillamente qua, dopo tanto tempo che li avevo lì fermi, mentre faccio i miei lavoretti. Allora, cari amici, dopo questa pulizia interna devo dire che il tutto funziona bene. Farò delle prove anche a livello video, però sinceramente non è che mi interessi usarlo per questo scopo, quindi lo userò solo per ascoltare musica, perché per i video ho già altro e a parte che uso poco ormai DVD video. Quindi niente, vi ringrazio per la visione di nuovo e alle prossime.